per 12.000 euro, non corre il 13 Rio Model, restano in 14, fasi di lancio, subito problemi per Regina Freeload, una dei più appoggiati. Chiusura delle ali con Round of Lions, attaccato al largo da Rocky GK e Ruscello Spin. Veloce dalla seconda fila, Romantica Lux, lungo la corda rinviene Raisha Deti. Si delineano le posizioni, il galoppo di Romantica Lux, che coinvolge anche Regina Parr, 15 secchi il lancio. Round of Lions, Rocky GK, Raisha Deti. A distanza Rory McBaba in quarta posizione. 30 e mezzo il primo quarto, prova a graduare adesso Ivano Fierro, in salchi al Saturn Vernon della Fasanarella, a tabellone Romito Lung, Romantica Lux e Ruscello Spin. 46,3 i 600, si continua ad andatura più che discreta, passaggio davanti alle tribune, si è formata una lunghissima fila indiana. Round of Lions precede Rocky GK e Raisha Deti, poi Rory McBaba, 1,3 gli 800. Rallenta adesso il leader, ha una breve incertezza, viene rimesso in riga dal suo interprete. Chilometro in 20, sposta al largo Rocky GK, prova ad affiancare Round of Lions che riparte e prende mezza di vantaggio, di dentro va però Raisha Deti, di fuori invece Rory McBaba, guadagna diverse posizioni Raisha Deti, la Dakhé Rapid di Attilio Golia, ha bisogno di trovare lo spazio adesso, glielo impedisce per il momento Rocky GK, retta d'arrivo Round of Lions, Raisha Deti e Rocky GK. Rocky GK si ripropone, a centropista anche Rory McBaba, Round of Lions ancora in vantaggio e sul palo, Round of Lions, Raisha Deti e Rocky GK. Andiamo a rivedere le battute conclusive con Round of Lions, il portacolori della Fasanarella con in salchi Ivano Fierro, che conclude nei confronti di Raisha Deti e Rocky GK. 2,37 euro la quota del vincente. E tutto dal Cirigliano per la seconda corsa.